Marcus Grone, signore e signori, benvenuti in un nuovo modpack di Minecraft tecnico moddato nell'acqua. Questa qui è la Seopolis Submerge, che chiameremo soltanto Seopolis, è un nuovo pacchetto di Ben, quello che fa Leopolis. E questa sera uscirà, queste puntatine stiamo ben registrando su Twitch per farle uscire quando sarò a Catania per amore. In questo pacchetto, come nella vecchia Rustic Water, siamo in una casa. Di chi è questa casa? Siamo in un agglomerato nell'acqua, tutto il mondo è oceano. E una particolarità è che l'acqua è contaminata. Aia! Oddio! Oddio no! Ok, va bene. Quindi non possiamo uscire a meno che non ci mettiamo una muta da subacqueo. Ma se un subacqueo incontra un palombaro, si salutano? Sono parenti? Quindi dovremmo farmare per che fare per arrivare a queste risorse. Chissà come lo faremo, il vostro amico Ben si inventa sempre un metodo nuovo. Ci sono ovviamente i brackets, che sono le monetine con cui comprare le cose. E caratteristica fondamentale, possiamo espandere la base con delle chiavi. Tre chiavi? Boh, speriamo. Sì, sono in pacifica, perché prima di iniziare sennò perdevo il cibo. Ecco fatto. Allora, come facciamo? Catcalling? Ah, fantastica! Vabbè, no, scusate, diciamo no al catcalling. Comportamento becero e disfunzionale. Prendiamo un albero. Ah, e vediamo se possiamo shiftare. Non possiamo shiftare, attenzione, attenzione. Abbiamo la legna, iniziamo subito a vedere come si fa. Tutti mi dicono sempre che odiano i sieves, a me piacciono. Ah, raga, che vedevo da di? Mi piace. Ci ha dato un mystical fertilizer. Instant grow a crop. Ah, vedi? È fish calling. Ah, fish cat calling. Ok, una mela. Apples, light blue apple. Ma magno? Dopo, quando c'ho fame. Quindi, mele, grazie. Posso scegliere un colore. Questa me la tengo, non so che fa. Vabbè, le planks. Vabbè, no, ho capito, adesso siamo scemi. Poi la crafting tables. Che è blu, è tutto blu, è tutto blu. C'è la... No, non c'è. Bella questa cosa, questa reskin. Stavo pensando se ci fosse una cosa, però no. Abbiamo il croc. Col croc va bene. Col croc, che famo col croc? Cioè, nel senso, scusa, ci prendo le foglie? Ma... Facciamone crescere un altro. Ovviamente giochiamo al buio, raga. Vediamo un po'. Ci dà più sampling. Va bene, non ho capito, le passo a mio marito. Mi faccio una accetta stupidissima. Posso farla? Sì, posso farla. Così rompo questa, la mettiamo nell'angolo. Eccola qua. Poi ci facciamo la cestina, visto che insiste. Sarà blu? È blu? Grazie. E poi trasformiamo questa qui in crafting table normale, visto che ce lo chiede. Non so perché, penso per un motivo di compatibilità. Voilà. Ok, tutte queste quest ci danno i soldini. Con i soldini poi shoppiamo. Ah, questa quale che scelgo? What? Possiamo scegliere tra Scrooge McDuck. Ma è il nome di Zio Paperone. Darkwing Duck! Sono il terrore che svolazza nella notte. Sono la macchia di marmellata sulla tua camicia bianca nuova. Io sono Darkwing Duck. Daffy Duck. Louie. Ui. Donald. Vabbè, Darkwing Duck, raga, per forza. Non so che succederà. Oh mio Dio! Pack preferito di sempre. No, raga, fermi. Ma è troppo bello! È troppo bello! No, vabbè, se non avete mai visto, è una specie di Batman papirinoso, però non è PK. No, raga, dobbiamo trovare il modo di farne altre. Voglio tutta la collezione di paperi. Qua la vita a Paperopoli è un gran sballo. Vabbè, iniziamo a fare questi mush. Questi mush. Ok, molto, molto tranquillo l'inizio. Non devi aspettare che crescano cose. Ben ha imparato dai suoi errori? Può darsi. E per fare questo ci servono... Ci servono delle sbronze. Altre di... Ah, sì, ah,
Questo è mesh e questo è catcher. Con questo ci faccio, questo lo metto dentro e col mesh ci faccio il coso. Quindi fammi un altro. Faccio. Stai calmo, Darkwing Duck, che già mi hai quacquato un po' troppo, eh. No, sì, abbiamo il primo Wooden Smush. No, Strainer, eccolo qui. Con gli Strainer iniziava anche un'altra serie di Ben, non mi ricordo quale, però iniziava. Allora, baby, come funziona? Qui dice di metterci sopra la tank che ci ha appena dato il reward, la Water Tank, eccola qua. Che però non ho idea di dove metterla, quindi la metterò qui, mettiamo questo qua sotto, poi dice che ci dobbiamo mettere per ottenere questo qua il catcher e il mesh, quindi bam bam, e poi immagino che la tech vada rotta. Oddio! Ah! Meno male che la gallina non muore. Buoni! State buoni! State buoni tutti! E adesso dobbiamo prendere danno! Aiuto! Ok. Sai che facciamo a tal proposito? Facciamo delle smash, delle... Eccolo! Eccolo! Il legno! Non mi viene in mente la traduzione di questo legno, ma dovrebbe essere tipo il ciocco di legno, quello che galleggia nella riva del fiume. Ci ha dato un portafoglio. Ok, non viene da quelle parti, d'accordo. Allora, facciamo le slabine. Ci dovevamo sincerare. Facciamo le slabine, facciamo anche un osh. Già l'avevo fatta, ma si è rotta. Sarrat. Voilà. Alla sei strunz. Alla sei strunz. E voilà. Ah. Perfetto. Molto betta, molto betta. Qui sotto ci potremmo mettere degli hopper, giusto? Allora. Ce lo chiede, ce lo chiede. È la quest che te lo chiede. Possiamo fare il secchiello. Possiamo fare le forbici. Possiamo fare la cutting board e poi, attenzione, le foglie e possiamo, se mettiamo le foglie otteniamo i vermi. Allora, senti Darkwing, io voglio bene, sono stato contentissimo, però Duck, ok, Darkwing Duck è stato silenziato, anche se sei il torrone che svolazza nella notte, non puoi far casino, scusami. Ok, abbiamo questi qui, facciamo le scerine, ci mettiamo qui questo, facciamo cosa? Ah, e abbiamo le foglie. Vi piace quando uso il piccone per rompere l'albero invece che lascia, eh? Dite la verità. Ok, se lo mettiamo qui, adesso dovrebbe smettere di dare quello e dovrebbe darmi il verme. Ho il verme solitario, sono infermo nelle mie precisioni. Molto bene, facciamo anche un hopperino. Facciamo anche un baghettino, così possiamo prendere l'acqua contaminata. Yes! Ovviamente ci fa male, ok? Quindi io queste cosine le sposterebbe più in alto di uno, giusto? Facciamo così, togliamo questo. Oddio, ho paura. Ho paura, mamma. Non voglio che mi prendano. Poi ci mettiamo l'hopper che guarda una chest. La possiamo fare la chest così? Che adoro. Bello pure tutto azzurro però, eh. Però per la compatibilità la togliamo. Voilà, legge son fe, ce ne mettiamo un'altra. E adesso, amici, adesso togliamo questa. E ci mettiamo lo stray. Tecnicamente questo è un sistemino bello automatico fino a quando non si rompono le cose. Giusto? Vediamo un po'. Che può essere replicato per quell'altro per fare i ciccicicci. E poi lo facciamo. Intanto vediamo che ci dice. Ah, la baitbox. Il beatbox, no? Non so farlo. Ci serve altro? Serve più legname? Ok. E otteniamo il pesce anche perché se stavamo a morire di fame. Oddio, ci ha dato un uovo. Ci ha dato un uovo. Che se lo metto qui diventa cotto, diventa sodo. E se lo rimetto? Niente. Vabbè, mi mangio un uovo sodo. Non è la Pollocraft, eh? È solo una stupida gallina. Allora, dicevamo, se lo mettiamo qua, adesso non ci dovrebbe dare più i vermi, ma ci dovrebbe dare. Ma forse vola i vermi? No. Una glue ink sack.
Sapete che ne dico? Ne facciamo tre. No, non tre, ma due. Siamo anche morti nel tentativo, salve Darkwing. E abbiamo scoperto che la tank effettivamente la potevamo lasciare. Però oggettivamente non so come si faccia. Vediamo se c'è la diapositiva. Non possiamo ancora farla. Ci sta che abbiamo usato il cecchiellino, che è anche una durabilità. Vabbè, ci sta. Abbiamo preso un pescio. E qui c'è l'Aquatic Torch. Ah, che figa sotto l'acqua. Prendiamo le quest. Snoopt. Dankeschön. E poi ci chiede di diventare culinari. Posso essere in culinario? Thank you, Lens. Va bene. Un bel coltello di legno. Sento odore di Pam, eh. Non è che stai a fare strani scherzi, vero? Eccoci qua. Lo affetto. Lo sai sfilettare un mandarino? Farina della mia terra. Qua, 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 qua. Ok. Abbiamo preso tutto qua. Oh, col fish. Ecco perché stavo dicendo, ma se finisco questo, come faccio gli alberi? Mazza, è pure uscito l'albero buccioso. Ed ecco la risposta. Col pesce. Col pendolo. No, col pesce fa il bombilla che fa il. Bello, bello. Bello, ci piace. Ci piace. Ci gusta la mangusta. Questo si sta a rompe. Ok. Oh, raga, voglio allargare sta casa perché mi sento un po' claustrofobico, eh. Ma abbiamo finito il primo capitolo? Così, de botto, senza senso. Fai così. Prendi il pesciolino. Bam, bombilla. Sexy. Poi fai il bombil block. Il sampling grower. What the heck? E il composter. Quindi ci serve più pesce, ma io il pesce non ce l'ho. Perché che so fa con questo, scusami? Ah, no, ci devo mettere questo. Ok, aspettiamo di avere un po' di pesce, un po' di bombille, e quindi poi posso andare la. Quindi mi toglie dall'equazione il bombille, interessante. Ok, abbiamo spesciato il pesce. Dovremmo avere, ecco qui, le lische. Facciamo un bel blocco. Dankeschön. E poi facciamo questa. Raga, vediamo come funziona. Ma è super OP! Posso dire una cosa? Mi piace, da Ben mi sarei aspettato. Adesso devi aspettare per sempre il bombille. Invece no. Ma è super OP! Sempre meglio che twerkare sugli alberi. Ok. Quindi, amici, se facessimo il. Non so perché compenetro. Il composter? Potremmo? Ma che dico potremmo? Po? Eccoci qua. Oh, vedo un pesce. Grande. Vabbè, il cibo non ci manca. Il cibo non ci dovrebbe mancare. Potremmo chiudere il primo capitolo così, d'amblè. Anche se non ho ancora capito come si fanno le chiavi. Questo adesso lo andiamo a spoilerarcelo. Voilà. Ma l'avevo fatto. Vabbè. Il composter, thank you very much. Molto bene. Voilà. Che vuole che ci metto dentro al composter? Boh. Perché non mi dici che sono stato bravissima? Non mi ha preso quella del croc e non mi ha preso l'aquatic. Le facciamo al volissimo. Un crocchino, grazie. E l'aquatic era così. Vai. Ah, ma che meraviglia! Che brutta che siete. Vabbè, funzionano nell'acqua, quindi le metteremo nell'acqua. Signori, primo capitolo è fatto. Prendiamo tutte le nostre reward e a questo punto. Oh, posso scegliere un altro papero! Daxter, Donald, Lewy, Dewey, questi non so chi cazzo sia, credo che siano qui qua. Daffy Duck però mi tenta. Ma zio Paperone mi conquista, amici. Oh mio Dio, zio Paperone! Non c'hai i cigliotti qua, così, i boffotti. Però è molto carino. È molto, molto carino. Gli faremo un recinto, poi gli daremo una casa. Poi faremo il deposito a zio Paperone e una torre con i gargoyle per Darkwing Duck. Va bene! Ci avevamo da scegliere il tipo di albero. A sto punto, Marcus Cron, lime. E un tipo di dirt. A sto punto, lime. Vediamo un po'. Aia.
A magica, a fata. A magica, eccoci qua. Vediamo, posso convertirli? Vabbè, posso trasformare le cose. Sono pieno di merda, in men che non si dica. Diamo un'occhiata al secondo stage. Ecco le chiavi. Ecco le chiavi. Possiamo espandere casa? Di già? Bene. Allora, le ossa si fanno cioppando il bomb block. Ah, interessante. Molto interessante. Quindi io faccio così. Prendo le ossa. Poi posso farci il mesh per iniziare a ottenere la cobblestone. Oppure il bone hammer, ma mi costa un botto. E la skeleton case. Poi rompiamo la skeleton case nei key fragment. E quei key fragment ci facciamo le chiavi iniziali per espandere. Ma è fantastico! Meraviglia! Dobbiamo fare più pesce. Abbiamo fatto il terzo di questo che ci fa i vermi. Con questo ci facciamo il pesce. Con questo ci facciamo i log. Oddio, appena finiti. Ho provato a mettere le foglie qua dentro, ma ti dà pochissimo bombilla. È molto meglio il pesce. Lo sapevo, era molto meglio il pesce. Quindi adesso che abbiamo un pochino di bone block, possiamo fare una chiavetta. Mi ero scordato che devo fare questo, speriamo che ci basta. Facciamo così, molto bene. Una chiavettina inglese, eccola qua. Poi il martellozio. Sì, ce la fa? Yes. E mettiamo la chiave qui. E abbiamo i fragments. Allora, con i fragments, andiamo a vedere che dice la quest prima di sbagliarci. Possiamo fare la short room key, poi la normal e poi la tall, oppure il corridoio. E questa che fa? Ah, rimuove il blocco e ti tieni la stanza così com'è. Allora, il corridoio si fa così. La stanzetta si fa così. Corridoio più lungo, immagino. Con la chiave. Ah, sono concatenazzi. Sono concatenazzi, amici. Madonna, tutto uguale, non ci capisco niente. Quindi questa faccio così. Vogliamo vedere quella piccola? Quella picciola? Sbam! Ah, è grande uguale, è larga uguale. But è più alta, è più bassa, vedi? Quindi possiamo fare tutte le formine che vogliamo. Che figata! Molto molto figa sta cosa. Mi piace, mi piace, mi piace. Che mi dai? Boom, i soldi. Allora, sharp bone, e con lo sharp bone possiamo farci delle armi, ma non voglio ancora armarmi con le armi, voglio farmare, quindi è tempo di fare questo. Ci abbiamo sei cosi, facciamo un mesh di bone meal. Che ci dà? I semi! Perfetto, questo sarà l'orto. Fantastico. Sei fantastico, che cosa è fantastico. Ma i semi vogliono la dirt? Ogni cosa cambia? Ma come, cosa mi stai dicendo? Ah no, ah no, ah no. Con le foglie otteniamo le stone piddle. Ora sono confuso. Ma è fantasy, raga, è fantasy, ve lo ricordo. È molto fantasy. Eccole qua. Con queste possiamo fare la cobblestone. E poi finalmente possiamo fare una fornace. Let's go, ski. Ce ne servirà un po'. Io intanto mi sistemo tutto il mio inventario. Ok, accumulate un pochino di puddles. Facciamo la cobblestone. No, ancora no. E facciamo una fornace. Molto bene. Con la fornace adesso possiamo finalmente cuocere il sushi. Mammo sushi? Eccolo qui. Che brutta. T'avevo fatto un complimento, frate. Vabbè, però prima cuociamoci questa per fare il ciarciollone. Vai, butta dentro e butta dentro questo. Dammi il ciarciolo subito. Che ho visto che era una quest. Perfetto. Facciamo il sushino. Intanto vediamo dove ci porta il cuore. Il dying rack. Con il leafy. Ah, il leafy si fa con le foglie. Sva bene. Le foglie, più foglion, foglion, foglieva. Facciamo un pochino di stick. Facciamo
Facciamo questo e poi si fa così. Ta-da! Oh, super spedito sto pack, mi piace, bravo Ben. Abbiamo il sushi e poi ho visto che dovevamo mettere a cuocere la stone perché c'era, vedi, la stone. Poi facciamo il redstone clock senza redstone, mi fa morire. E poi il catalogo. Ah, dove poter comprare roba. Fantastico, quindi prendiamo i soldini. Ma dato da cobblestone? Sembra di sì. Posso usare K? Sì, posso. Ok, ce ne serve ottolo. Intanto andiamo avanti lì. Qui che dice? Puoi waterloggare. Il drying table può essere waterloggato per creare the soaking table. Ah, no. Che ci faccio? Drying table, soaking table. Interessante. Molto interessante. Che ci permette di fare la carta. Ah, vedi? La carta. Con la cannuccia, corta, corta. Quindi facciamo così. La mettiamo qui. E lui sta bagnandola, diciamo. La bagni? E poi immagino che vada seccata. Quindi in realtà di cosi ne servono due. Sì, ce ne servono due, quindi mi servono anche più di questi. Facciamo un pochino di queste. Poi prendiamo questo. E poi prendiamo questo. Poi questo lo rompiamo. Aspetta che sto usando l'accetta, vorrei che... Perfetto, quella si rompe. Andiamo di nuovo a fare queste foglione. Ne facciamo un altro, amici. Ancora stick, grazie. E poi una delle cobblestone. Qui ci abbiamo tutto, ma come siamo spediti? Dov'è? Eccolo. Quindi io prendo questa e la metto qui. Dov'è? E lei si scarta. La carta si scarta. Poi con questo facciamo il redstone clock. Che si fa così. Perfetta. E poi abbiamo detto c'è un dropperino. No? Un dispenser? Era un dispenser che serve per automatizzare la... No, voleva la cobblestone. Merda. Ce l'ho. Ce l'ho. Ce l'ho. Serve per automatizzare questa. Facciamo un test. Mettiamo qui questo. No. Sì, ho installato la... Guarda, si sta a sistemare. Non mi giudicate per fare, grazie. Ci mettiamo questa qui. Ci mettiamo il... What the heck? Ci mettiamo questo. Ci mettiamo il resto ciccio. Ok, and now un pesce. Ho finito i pesci. No, c'è un pesce, eccolo qua. Carino! Molto, molto carino. Sì, ma spegniti, fra. Ok, quando ci servirà faremo una cosina automatica dove il pesce finisce lì sopra e viene preso da un hopper. Sì. Sembra sexy la cosa. Quindi prendiamo la carta. Con il cerciolo facciamo il piccolo fregnetto qua. E poi c'è il filtro. Oh, regà, l'acqua. L'acqua buona? L'acqua che elimina l'acqua? Let's go. Che ci manca per fare il secondo capitolo in una intera puntata? Ah, non posso perché devo fare tutti questi. Però mi ha sbloccato il prossimo. Sbaglio? Dico esatto? Regà? Possiamo espanderci, possiamo esplorare. Scusate, questa è l'IFI. La carta è questa. Ogni pezzo di carta me ne servono 4 per 5 fratto 3, 2, 1, 0. Ok, io ho un botto di queste. Faccio così, le butto qua dentro, si mettono a fando. Poi ci serve ancora più foglio. Giusto?
Ah no, il cacchio, ce ne serve un bordello. Però intanto ci possiamo fare l'elmetto da palombaro. Bello! Dunque, con l'assistenza dei nostri due paperi abbiamo farmato un pochino, ma proprio un pochino, come potete vedere. E dovremmo avere tutto il necessario, più o meno dovremmo avere tutto, non ne sono sicurissima. Quindi qui c'ho il charcoal, prendo il charcoal, lo faccio diventare Piddles, ci metto intorno la carta, faccio così, e poi ci mettiamo queste intorno, ce n'è da tre, ragazzi, abbiamo tutto? Assolutamente sì. Pepette, no, gambette, pepette e chest, vestizione. E adesso, Tecnica Mons, amici miei, possiamo andare nell'acqua safe. Wow! Oddio, lo squalo! Quindi, amici, direi che la prossima puntata... Oh, beh, però, aspetta, aspetta. Ma c'è... No, perdo comunque ossigeno, attenzione, attenzione. Dicevo, nella prossima puntata si esplorano i profondi abissi della Seopolis. Submerge, ci sono pure strutture oltre gli squali e dovremo trovare anche un modo per portarci dell'ossigeno. Ma ce la faremo, amici. Ce la faremo. Bella per voi, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Vi ricordo che usciranno questi video per questa settimanella dove sono a Catania. E niente, un mi piacino come al solito e un commentino aiuta l'algoritmo a far scoprire Minecraft mutato a qualche altra persona. Bella per voi. Ciao.